bene, è un momento questo ancora più sentito quest'anno per quelle che sono le ultime notizie tragiche di cronaca nera purtroppo che abbiamo appreso dalla stampa. Questo non vuole essere un momento, diciamo, di commemorazione, ma una lotta costante, una lotta continua, perché i diritti delle donne vanno tutelati e salvaguardati 365 giorni all'anno. E quindi noi oggi siamo in piazza per dire il nostro fermo no alla lotta contro alla violenza contro le donne e un nostro fermo no e convinto alla violenza di genere, condividendo e credendo fermamente che il principio fondamentale è quello dell'uguaglianza e della parità di trattamento. E quindi per noi è essenziale e fondamentale questo presupposto. Allora, il Comune ovviamente è presente alla fiaccolata contro la violenza sulle donne. Sì, sì, siamo presenti e siamo presenti anche nelle numerose iniziative che portiamo avanti per cercare di sostenere tutte quelle donne che si trovano in una situazione di fragilità, in situazioni di bisogno. Qui presso noi abbiamo istituito un centro di ascolto, un punto di ascolto, la rete dei servizi per contrastare il fenomeno di violenza contro le donne è stata potenziata. Abbiamo istituito questa struttura, questo centro di ascolto denominato Procedo, che ha lo scopo proprio di tutelare, di tutelare tutte quelle donne vittime di violenza, e c'è un numero dedicato che è il 1522, quindi invito tutte le donne che si trovano in situazioni di difficoltà, di fragilità, che hanno la difficoltà anche di denunciare, invece di essere lì, di essere pronte di denunciare, il numero è il 1522. Inoltre è stato anche istituita una casa denominata Casa Viola per le famiglie, per le madri, per le donne vittime di violenza insieme ai propri figli. Qui vengono accolte, e curate, e si cerca di far emergere tutta quella violenza sommersa e cercare di ripristinare, di dare loro la forza di fuoriuscire da questi percorsi terribili. Purtroppo in questi giorni siamo ancora all'ennesimo femminicidio e quello che è accaduto a Giulia Cecchettini è qualcosa di terribile, e purtroppo da docente mi viene da pensare che tutto questo è sicuramente un problema che è legato a questioni valoriali. Si è perso un po' nelle famiglie, ma forse anche la scuola, non si dà più tanta importanza a quelli che sono il concetto, l'educazione al rispetto. Promuoviamo tante iniziative, ma delle volte forse i nostri alunni, i nostri ragazzi sono forse anche privi di buoni esempi, quindi educazione alla cultura, educazione al rispetto, educazione a relazioni che siano positive. E pertanto invito tutte quelle giovani donne che si trovano in situazioni di difficoltà, di estrema fragilità, di denunciare, di rivolgersi all'amico, all'amica, al genitore, all'insegnante, al vicino di casa, laddove trovano e vedono situazioni di prevaricazione nei loro confronti. Quindi da parte dell'amministrazione tutta siamo vicini e cercheremo di fare del nostro meglio per essere vicino a tutte queste forme di disagio, a tutte queste forme di disagio che poi sono anche, provengono dal mondo minorile. Tante sono le attività, anche azioni che promuoviamo a favore dei minori, ma si vede che dobbiamo lavorare e rafforzare sempre di più tutta questa rete di servizi per garantire alle donne, in questo caso, di poter riacquistare una loro identità e di avviarsi verso percorsi di vita e di inclusione sociale e anche lavorativa.